Giova. Ma hai Berlusconi lì? Sì. Ma, cioè, scusami, fammi capire, Giova, dal momento che Renzi non poteva venire ha mandato il padre? No, occhio alle domande che gli fai, Giova. Perché Berlusconi in questo periodo è in fase attaccabrighe. Non so se l'hai visto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Allora, se non mi fa parlare me ne vado. Me ne vado? Parlo? Parlo mentre me ne vado? Buonasera, Presidente, come sta? Bene, no. Grazie, sto benissimo. Bene, allora. No, è pazzesco. Dopo tutto quello che ha fatto, io mai avrei immaginato che la storia l'avrebbe rivalutata così in fretta. Guardi, ci è voluto Renzi per farci venire nostalgia. Presidente, per carità è una battuta, eh? Non mi prenda sul serio. Non è che adesso mi ritorna per davvero, eh? No, a me va benissimo così. No, così com'era. Bello Berlusconi, un vecchio saggio, il fondatore, il nonno d'esperienza che dà buoni consigli. Ecco, cioè, lei nel centrodestra, non so, ha lo stesso ruolo di riferimento che ha un Lino Banfi in Un medico in famiglia. Ecco, no, scherzo, naturalmente è un paragone assurdo, perché Lino Banfi prima di fare il nonno faceva i filmetti con le donnine nude. Lei non si è mai fatto filmare, giusto? Comunque, Presidente, è interessante rivederla di nuovo in campo. D'altra parte, il centrodestra, se non manda lei a fare campagna elettorale, mi dica chi ci manda. Parisi, Salvini, la Meloni, Gasparri, Brunetta, la moglie hacker di Brunetta. Berlusconi, mi fermi lei quando dico uno credibile. Obiettivamente, il centrodestra, Presidente, senza di lei è smarrito. Tra 100 anni, quando nel centrodestra ci saranno i pronipoti della Meloni e di Salvini, a fare campagna elettorale comunque ci dovrà sempre andare lei. Grazie, magari impagliato, ma ci sarà sempre lei. Comunque, Giova, pensare che domenica prossima Berlusconi e Travaglio voteranno allo stesso modo, a me manda i matti. È come vedere Marchionne che limona con Landini. Cioè, nemmeno lo sceneggiatore di Avatar avrebbe così tanta fantasia. Certo che fra lei e Travaglio le motivazioni sono differenti, perché Travaglio vota no perché non gli piace la riforma che presenta Renzi, lei vota no perché non gli piace che la sua riforma la presenti Renzi. In effetti Renzi poteva almeno citarla, almeno nei ringraziamenti, sarebbe stato carino, sai come si fa nei libri, no? Grazie ad Agnese, grazie ai miei figli, grazie a Silvio, senza di loro questa riforma non sarebbe mai stata scritta. Comunque, Giova, la situazione si sta facendo pesante, molto pesante. Mancano ancora 5 giorni al referendum e il mondo comincia già a darci i primi avvertimenti minacciosi. Lo spread è salito a 190 punti, le borse calano, per i Financial Times le nostre banche falliranno, ma soprattutto cominciano ad arrestarci i nostri connazionali all'estero. Hanno iniziato con l'Apo Elkan, uno degli industriali italiani più importanti nel settore strategico delle figure di merda internazionali, ha passato 2 notti a New York in un hotel con coca, alcol ed escort transessuali, che fin lì niente da dire, è l'Apo che conosciamo, no? Poi però ha finito i soldi e si è inventato un finto rapimento da parte del trans per farsi mandare $10,000 dalla sua famiglia. Così la famiglia, giustamente preoccupata, ha chiamato la polizia americana che ha scoperto tutto e ieri l'ha arrestato. Ora, quello
quello che mi affascina di questa storia, Giova, è pensare a uno in un hotel con un trans infoiato nel letto, cocaina ovunque, no? Un tappeto di bottiglie vuote per terra, senza più una lira, che a un certo punto si sblocca e dice: credo di sapere come uscirne in modo dignitoso. Cioè, questa è... Per la cronaca... Per la cronaca, comunque, l'apo era per il sì. Ora, 15 giorni fa, avevo fatto un endorsement per Renzi su Twitter. Segno evidente che l'apo non ha cominciato a sbarrellare male solo da ieri. Bene, ma per la verità non bisognerebbe mai fidarsi troppo di Twitter e di Facebook, perché sul referendum i social si sono scatenati con una quantità di fake e impressionanti. Ci sono cascato anch'io, purtroppo. Venerdì scorso nel mio programma ho fatto delle battute su Veltroni, fidandomi di un video che era una mezza bufala. Tu mi dirai: ma anche Veltroni è una mezza bufala. Sì, vabbè, però nel dubbio mi scuso lo stesso. Giova, resta il fatto che domenica sta paranoia del referendum sarà finita, e se vince il no, ogni scenario è possibile. Potrebbe anche essere che martedì prossimo saremo già tutti a parlare qui di governo tecnico. Si fanno già i nomi: Padoan, Grasso, Calenda. Deve essere una geniale strategia elettorale di Renzi, perché più si fanno nomi e più cazzo ti viene voglia di votare sì. Oggi sul Corriere ho letto che Renzi potrebbe dimettersi anche se vincesse il sì. Se si dimette Renzi anche se vince il sì. Boh, conoscendo Renzi, è più probabile vedere Fidel Castro inviato all'Isola dei Famosi. Ciao Giova, buonasera Presidente.